Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti. Allora, stamattina mi metto qua un attimo in cucina a fare qualche cosa. Dobbiamo darci una pulitina, ma niente di che, una cosa lì sopra. Dobbiamo pulire anche il lampadario perché le finestre le abbiamo pulite un'altra volta. E niente, facciamo anche qualcosa in cucina, cuciniamo anche qualcosa. Questo video comunque sarà in collaborazione con altri canali che vi lascio il link qui sotto. Preparo la crostata, mi piace tantissimo la crostata, più che altro fare la colazione è buonissima. Questa crostata qua, la ricetta l'ho trovata su internet, non mi ricordo neanche in quale sito. Comunque la faccio sempre. Altro, questa crostata qua non ha bisogno di riposo in frigo perché ci va mezzo bustina di lievito. Ogni piatto che faccio, dopo ripulisco tutto, perché così non accumulo tante cose da lavare dopo. Grazie.
a ragazzi o lavandino che non va bene, che non va bene l'acqua giù. Adesso vi faccio vedere come faccio io in questo caso qua. Semplicemente faccio bollire l'acqua e ci metto sale grosso e basta. Comunque funziona, provateci. Ci do una pulita veloce con aspirapolvere, che sapete, in cucina si sporca sempre, poi cucinando con le briciole, la farina, tutto quanto, ecco. Sapete anche voi. Nel frattempo che si cuoce la mia crostata, mi organizzo per il pranzo. È molto semplice. Qua abbiamo soffritto un po' di cipolla, dopo ci mettiamo prosciutto cotto, a piselle e alla panna. Ed eccola qua, la mia crostata è pronta. In questo pentolino l'avevo bollito l'acqua, però ci sono rimasti residui di calcare, ecco. Semplicemente passo con un po' di acido citrico alla spugnetta e basta. Ci metto un po' di aceto dentro l'acqua calda. E passo velocemente lì dove ci sono le maniglie, dove si sporca di più. È una pulizia molto veloce. Nel frattempo il mio soffritto è già pronto. Ecco, l'unica cosa che non mi piace di aceto è che devo stare molto attenta qua in cucina perché ho il marmo. Non posso andare con l'aceto sopra il marmo, ecco. È per quello lì che preferisco l'ammoniaca. Lampadario pulisco con ace sgrassatore, quello senza candeggina, è limone e bergamotto. Ce l'avevo già giù in garage, lo uso questo qua, ecco.
Anche qua uso sempre sgrassatore. Grazie a una di voi ho messo l'ottovaglia lì sopra, l'ho attaccata con biadesivo e mi trovo molto comoda sinceramente, perché molto velocemente si pulisce tutto. Ed eccoci qua, arrivata ora di pranzo. Poi anche dopo il pranzo ripulisco tutto. Preparo il contorno per stasera, che io mangio rapa rossa. So che tantissimi non piace, però rapa rossa fa benissimo. Stasera faccio questi hamburger qua, che li lascio qua a scongelare. Ed eccoci qua ragazze, spero che il video vi piace. Non dimenticate di andare a vedere anche altri canali che vi lascerò sull'info box. Sarà una cosa un po' diversa di quelle solite, perché le ragazze non sono italiane, le altre ragazze sono inglesi. Ci siamo buttati io e Natalia in questa avventura e niente, andate a vedere anche quelle altre ragazze. Questa secondo me è una cosa un po' diversa, perché le culture, le abitudini, il mangiare è tutto diverso, giustamente, perché ogni paese ha delle abitudini diverse, ecco. E niente, sarà una cosa un po' diversa di quelle solite, come stavo dicendo. Giustamente anche io andrò a vedere quello che l'hanno fatto quelle altre ragazze. E niente, spero che il video vi è piaciuto. Lasciateci un like, andate a vedere anche quegli altri canali e iscrivetevi al canale, sia del mio che del loro, se vi piace, giustamente. E niente, alla prossima. Ciao ciao a tutti!